Ciao a tutti ragazzi, spero che stiate passando un'ottima giornata. Benvenuti nel mio canale di poker, mi chiamo Andrea e cercherò in questo video di aprirvi gli occhi su un aspetto fondamentale del gioco del poker che è la varianza. Su quanto questa varianza incida sull'aspettativa di vincita di un giocatore di tornei e sul perché è fondamentale tenere in considerazione gli effetti in modo da cercare di tenerla sotto controllo e di non esserne vittime. Preparatevi perché sarà un video per certi versi anche abbastanza allarmante, però è meglio secondo me conoscere alla perfezione tutti gli aspetti del gioco così che uno può fare le proprie valutazioni e cercare anche di fare le scelte migliori quando uno gioca. Dalle mie parti si dice è meglio aver paura che toccarne. Quindi va bene, passiamo subito al contenuto del video. Allora, per far questo mi avvalgo di un simulatore di varianza che trovate, che tra l'altro è molto carino e molto ben fatto. Lo trovate su il sito PrimeDope. Dobbiamo per fare questa simulazione inserire dei dati. Allora, supponiamo che giochiamo in un field medio come potrebbe essere quello di Poker Stars. Parlo sempre per il punto it per fare questa analisi. Siamo in Italia, parlo in italiano, facciamo analisi sul field italiano. Generalmente si tratta di field di 500 giocatori. Impostiamo 81 posti pagati, quindi il 16% delle persone vanno a premio. Diciamo che siamo un giocatore che fa un buy-in medio di 10 euro. Quindi la tassa sarà 1 euro. Supponiamo di avere un ROI del 20%, quindi un ottimo ROI, un buon ROI. Diciamo che vogliamo analizzare un sample di 1000 tornei che cominciano a essere un buon numero di tornei. Andiamo giù nel simulatore e vedremo che giocando un ABI di 10 e giocando 1000 tornei investiremo quindi 10.000 euro, il nostro ROI è il 20%, quindi dovremmo avere un profitto a fine del 3 di circa 2.000 euro. E in effetti, vabbè, il simulatore simula più o meno questa cifra qui, 2.189. Vediamo che cosa succede nella realtà. Nella realtà succede questo. Succede che in alcuni casi runneremo bene, quindi avremo vinto 4.000, 5.000. Però in altri casi, quando runniamo male, possiamo andare sotto. 2.900, meno 3.000. Questo perché? Perché avremo una probabilità di perdita del 15%, quindi il 15% delle volte noi alla fine di questi 1000 tornei perderemo. Allora, che cos'è che possiamo fare per cercare, appunto, come dicevo prima, di mitigarne un po' gli effetti? Proviamo a fare un'altra simulazione. In questa simulazione ho lasciato le stesse impostazioni precedenti, quindi 500 giocatori, buy in 10, ROI 20. Però giochiamo 5.000 tornei, quindi nel corso di un anno, diciamo, abbiamo giocato 5.000 tornei che più o meno sarebbero i tornei da giocare se vogliamo cercare di abbassare appunto gli effetti della varianza. E vediamo che succede. Succede che le probabilità di perdita si riducono quasi allo 0%, all'1%. Il grafico è sempre molto variabile, però, nel senso che ci saranno volte in cui avrete rannato come dei dell'Olimpo e avete vinto 21.000 euro, il vostro profitto stimato era 10.000. Ci sono altre volte in cui avete rannato male e l'anno finisce a meno 1956. Ora, ovviamente, non è che è simpatico giocare un anno per fare meno 1000 nel caso peggiore, o magari non lo so, 3.000. Quindi, che cos'è che noi possiamo ancora fare per mitigare l'effetto della varianza? Possiamo lavorare sul nostro gioco, che è un altro degli aspetti fondamentali per chi vuole far profitto con questo gioco, vuole essere che il poker sia un hobby profittevole, redditizio, in cui guadagna un po' di soldi da affiancare ad altre attività nella sua vita. C'è da studiare,
C'è da applicarsi sul gioco continuamente, costantemente, cercare sempre di migliorarsi e di fare di più. Questo che comporta, comporterà che aumenterà il nostro ROI, quindi noi diventeremo giocatori più capaci e il nostro ROI si alzerà. Se noi impostiamo in questo simulatore le stesse identiche cifre di prima, ma ci diamo un ROI del 30%, che comincia a essere un ROI molto buono, però a questi livelli con un buy-in di 10 è possibile, con un buy-in medio di 10 euro. Giochiamo i nostri 5.000 tornei, facciamo calcolare al simulatore e vediamo che in questo caso il grafico si stabilizza di parecchio, cioè nel senso le probabilità di perdita sono totalmente azzerate e nella media delle volte finiremo, credo, nel centro, generalmente nel centro, quindi avremo ottenuto il risultato che ci eravamo prefissati a inizio anno. Ovviamente anche qui la varianza un pochino incide sempre, nel senso che ci potrebbe essere un anno in cui non otteniamo il risultato sperato o un anno in cui otteniamo un risultato esaltante, che magari ci fa credere di essere anche migliori di quelli che siamo e non lo siamo. C'è un altro metodo per cercare di ridurre ancora gli effetti della varianza. Abbiamo finora giocato in un field abbastanza ampio, ok, relativamente ampio, perché il nostro field nel punto hit non è che sia così enorme come magari sono altri field, per esempio del punto com, mi viene da pensare. Ma se noi cerchiamo di fare un mix tra tornei a field grande e tornei a field piccolo, quindi diciamo che alla fine giochiamo tornei con un average player di 200, quindi 200 giocatori in media. Ovviamente mettiamo 27 giocatori pagati, facciamo la simulazione sempre che a buy-in medio 10 con il ROI di prima a 30, quindi siamo diventati molto bravi, abbiamo studiato tanto. Giochiamo 5.000 tornei di questo tipo, calcoliamo il risultato e ne deriva un grafico molto stabile. Le probabilità di perdita sono bassissime e anche le probabilità di non vincita sono bassissime. Ci stabilizzeremo più o meno sul profitto che ci eravamo prefissati di ottenere. Alcune volte renderemo un pochino peggio, alcune volte renderemo benissimo, però insomma in definitiva questo ci garantisce il fatto che se noi lo prendiamo seriamente questo tipo di hobby, diciamo, avremo comunque un profitto, un po' di più o un po' di meno, ma avremo un profitto. E questo ci rassicura abbastanza. Quindi queste qui sono scelte da prendere in considerazione. Andiamo per esempio a fare un'analisi brevemente anche di chi gioca a livelli un pochino più alti. Supponiamo come prima field a 500 persone, 40 euro di buy in media, quindi giochiamo a livello un pochino più alto. In questo caso il ROI impostiamolo a 15 perché comunque il field è abbastanza duro, non ci sono molti giocatori deboli, quindi tutti sono abbastanza bravini. Ok, un ROI del 15%. Giochiamo i soliti 1000 tornei perché così siamo amatori, siamo bravi, ma non abbiamo il tempo e di qui e di là. Succede questo, succede cose direi traumatiche perché in 1000 tornei potremmo andare sotto 17.000 euro, 11.000 euro, vedete? E che vuol dire? Che siamo dei fish, che siamo dei donk? No, vuol dire che la varianza in questo caso incide tantissimo. E quindi bisogna trovare il modo di tenerla sotto controllo. E come prima, se andiamo a fare altra simulazione, quindi sempre 500 giocatori, abbi medio 40, ma giochiamo i nostri famosi 5.000 tornei, vediamo che il grafico si stabilizza abbastanza. Quindi ci sarà il profitto stimato, diciamo che sarebbe stato di 30.000 euro più o meno rispettato. Alcune volte, anche in questo caso, capita che vai, cioè, a zero o addirittura vai sotto. Sono situazioni rare perché ci dà, per esempio, il 4%, sì, il 4% delle volte, però è possibile. Questo vi fa capire che, e stiamo parlando di 5.000 tornei, che quando vi succede che per esempio perdete KK contro 6-6 o donna donna contro asso asso, cioè non è niente, potete perdere con asso asso 20 volte di fila e non è che cambia molto. Qui si parla di numeri molto più grandi per raggiungere le cifre che abbattono la varianza. Quindi anche qui il consiglio qual è?
Abbiamo ROI 15, che cos'è che possiamo fare per abbassare la varianza? Studiamo, miglioriamo il nostro gioco, giochiamo a quello stake con una capacità di gioco molto alta, quindi abbiamo un ROI 25, che anche questo è possibile raggiungerlo, bisogna lavorare tanto però. A questo punto, sempre su field enormi, enormi, insomma grandi, e con 5.000 tornei giocati, il grafico si va a stabilizzare. E diciamo, tenderà a farci raggiungere il profitto che ci eravamo prefissati a inizio anno, sempre con alcune defaillance che sono possibili. Se poi noi siamo battezzati e non lo so, siamo benedetti dal divino, possiamo fare un anno mitico, però insomma, sono cose che succedono una volta e poi dopo non ti risuccedono. Comunque, noi cerchiamo di fare una cosa bilanciata. Stessa cosa, anche qui, se noi facciamo la simulazione, diciamo che siamo diventati fortissimi, siamo molto bravi a giocare, giochiamo 5.000 tornei e ci forziamo a fare un mix tra poker room minori e poker room maggiori, quindi field più grandi e field più piccoli, diciamo che arriviamo a un field meglio di 200 persone, facciamo la stessa simulazione e vediamo che qui il grafico è stabilissimo. Quindi quasi sicuramente faremo un profitto a fine anno, se andiamo male, comunque profitto l'abbiamo fatto lo stesso, se andiamo bene, evviva. E quindi questo praticamente è tutto. Vi invito a questo sito a visitarlo e a fare i vostri esperimenti, cambiare i dati, magari non vi piacciono quelli che ho messo io. Comunque il concetto è questo. Il poker ci puoi far profitto, le condizioni sono che tu valuti attentamente tutti gli aspetti del gioco, quindi stai in continuo aggiornamento e cerchi di valutare tutte le situazioni che possono accadere e ti dai tanto da fare, quindi tanto studio, tanta applicazione, tanta volontà, mai mollare, sempre rialzarsi e alla fine uno ce la fa. Spero che il video vi sia stato utile, che vi abbia fatto capire un po' di cose che magari sapevate anche già, ma magari ora le sapete meglio. Se vi è piaciuto vi prego di mettere un like al video e se volete avere nuovi contenuti del genere cliccate su iscriviti. A presto, ciao a tutti da Andrea.